A Videotop con grandissimo piacere abbiamo con noi Francesca Sarasso. Benvenuta Francesca. Grazie, ciao Paolo, grazie mille. Sono felicissima di essere con te. Un gradito ritorno, anche se non come era stato in precedenza in studio, ma torneremo a tempo debito. Mi fa piacere, come sempre, incontrarti per raccontare la tua musica. E qui c'è una novità da qualche giorno a questa parte, no? Sì, una novità bella grossa per me, ecco. Sono felice di aver pubblicato un nuovo brano, Antiamore, è uscito anche il video e è sempre una soddisfazione per me pubblicare un brano perché è frutto di tanto lavoro e quindi ci tengo particolarmente. Ecco, questo Antiamore suona, non come brano, ma come titolo, che uno dice, come mai, che è Sì. successo? Sì, perché sai cos'è? Che dai cantautori in generale le persone si aspettano sempre un po' un'esaltazione dell'amore. E questo brano diciamo che a livello di testo è un po' controcorrente. Io faccio musica pop, però forse è un testo non troppo pop, visto che sembra contro l'amore, ma solo in apparenza, secondo me. Almeno questa è la visione che ho io del mio brano, però ognuno ci può vedere quello che crede. Mi è piaciuta anche l'idea del video della serie Avanti un altro. Sì, letteralmente mi fa piacere che ti sia piaciuto perché come sempre sono molto noiosa, per queste cose curo tutto. Ho curato dall'immagine di copertina, proprio alla sceneggiatura del video e quando mi è venuta in mente questa cosa di fare uno speed date, devo dire che il mio team di lavoro l'ha accolta con grande entusiasmo, ha detto bello, abbiamo iniziato subito a scambiarci idee a riguardo ed è venuto fuori questo video di cui sono molto contenta perché mi rappresenta, è molto ironico e va un po' anche a smorzare il fatto che il brano sia molto cinico sotto tanti punti di vista. A un certo punto, così casualmente, vedo in TV che mi compare questa Francesca Sarasso e dico: caspita, ma com'è possibile? È un caso di omonimia. Invece eri proprio tu, in quel di Amici. In quel di Amici è successo, l'ho fatto davvero. Lo Allora, lo confessi, eri tu, confesso, lo eh? confesso. Sì, Com'è nata sta. questa idea e la partecipazione? Ma guarda, è successo tutto in modo abbastanza casuale perché il programma era già cominciato da parecchi mesi. Verso dicembre mi è giunta voce, insomma, tramite le persone con le quali lavoro. Mi è giunta voce del fatto che stessero ancora cercando persone, che i provini, i casting fossero ancora aperti. Senza pensarci troppo, ho detto: ma che faccio, che non faccio? Sono partita per Roma e praticamente non sono più tornata. Del resto è anche particolare il poter provare un'esperienza che forse, o meglio, senza forse, è sicuramente non proprio attinente a quello che è il tuo percorso, che era iniziato già da tempo in ambito cantautorale e chi più ne ha più ne metta, però è comunque uno di quei tasselli che creano un percorso e anche un arricchimento artistico, immagino, no? Quello assolutamente, perché devo dirti che l'esperienza Amici mi è stata utile soprattutto dal punto di vista emotivo, perché sono ritornata sul palco, mi ha quasi rigenerata, avevo bisogno di ritornare a fare musica dal vivo, ero ferma da un po' e poi mi è stata utilissima dal punto di vista, proprio ti dico, da musicista dello studio. Perché comunque questo programma ti offre l'opportunità di lavorare con dei grandi professionisti, dei grandi vocal coach e poter lavorare con loro, poter studiare con loro è stato veramente edificante.
Tanto che poi l'esperienza Amici è finita, però io appena uscita di lì ho subito ripreso a studiare, sto studiando tuttora, quindi anche proprio a livello di motivazione è stata preziosa come esperienza. Io guarda, se personalmente diffido sempre da chi ha delle convinzioni molto nette e rigide, che o è bianco o è nero, cioè per carità, se uno piuttosto che, non solo in ambito musicale, no? Sono invece convinto che senza andare a intaccare quello che è i percorsi, i convincimenti e quant'altro, però provare esperienze può solo che far bene sia da un punto di vista artistico che personale, no? Io posso dirti proprio sinceramente che mi ha fatto bene, è stata un'esperienza difficile, dura, lunga, però io la rifarei. Ecco, bellissimo. Io la rifarei. Sono molto, perché di solito c'è anche quella fase lì, no? Di chi dice, ma io sono andato, però non ero neanche tanto come, per carità, non torno più, che rinnega, invece perché no, anzi. No, no, boh, non lo so, magari tra 10 anni cambio idea, ma no, non credo, però perché sono sempre stata molto, molto aperta e bisogna saper cogliere, fare del proprio meglio per riuscire a cogliere le cose buone che ci sono in una situazione, e in ogni situazione ci sono delle cose buone. Ti va di fare un giro di notte, sono a casa da sola e c'ho le costole rotte. Ti va di andare a bere stasera insieme ai vecchi felici dentro ad una balena. E ti va di far l'amore, magari possiamo chiudere gli occhi e dirci cose volgari. Antiamore è uno step di un percorso che ti porterà a una pubblicazione costante di singoli che andranno a comporre un album, perché parliamo di 2021, la luce si vede intorno. La luce si vede, io non vedo l'ora, cioè è certo che non la vedi, per forza, con la luce negli occhi. Sì. Diventa difficile. No, in effetti sì. Penso che sia una bella prospettiva, no? Di poter arrivare a compimento di un album. Beh, il disco per me devo dire che è sempre stato un sogno, poi un disco ti dà proprio un'idea di totalità di quello che può essere il lavoro di un cantautore. Io ho ben presente, adesso ci stiamo lavorando, siamo ancora in fase di costruzione, i brani ci sono, però so già come sarà questo album, me lo immagino da così tanto tempo che riesco quasi a toccarlo, a vederlo anche se fisicamente. Si tratta solo di musica. Beh, questo è sicuramente anche uno stimolo importante per dare il meglio, per arrivare ad avere un prodotto come sono certo tu sai fare. Grazie per la stima, per la fiducia. Sono convinto di quello che dico, e oltretutto non possiamo aggiungere nulla per quel che riguarda il discorso live, dove tu comunque da sempre ti muovi dai tempi non sospetti, così si dice, pre tutto, ma speriamo che anche lì ci sia uno sviluppo a breve per ritornare in pista. Lo spero vivamente, perché comunque la musica dal vivo, che la si faccia, che si abbia la fortuna di farla in uno stadio piuttosto che in un piccolo locale, è qualcosa di infinitamente prezioso nella vita di un artista. È lì che davvero si fa musica. È bellissimo scrivere, è bello lavorare in studio e chiudersi lì dentro notte, giorno e notte. Però la musica dal vivo, cioè poter guardare negli occhi le persone, è la cosa più gratificante, secondo me. Dicevamo del tuo nuovo singolo Antiamore, che anche se il titolo può far capire qualcosa che non è nella realtà, viene rappresentato dalla copertina con questo cuore che invece dice tutto. Sì, allora mi è venuta in mente così l'idea di copertina di notte, ovviamente io di notte non dormo mai, ho detto ma potrebbe essere così un bel cuore, un bel buco a forma di cuore che non lasci magari tanto spazio all'immaginazione, antiamore, boh, chiaro. E l'immagine di copertina l'ha fatta Gabriele Bortolato, che è un ragazzo giovanissimo della mia età di Vercelli. È stato bravissimo, ha subito saputo cogliere
la mia idea, lavorarla, mi ha dato degli spunti. Insomma, sono molto soddisfatta dell'immagine di copertina perché la trovo puntuale rispetto a quello che è il concetto del brano. È bello anche questa sinergia, questo diciamo abbinamento di gioventù. Ma io ci tengo, io credo che i giovani tra di loro debbano comunque supportarsi, fare squadra, aiutarsi, credo molto nel lavoro di gruppo e secondo me può sempre portare dei frutti interessanti, ecco. È importante fare squadra, gruppo per poter trovare gli spazi giusti. Ci sono certi vecchi che sono in giro da una vita, che ora che. Di chi Quindi parli largo. esattamente? Di chi stai Non parlando? so, così in generale. Allora, io in questo momento di vecchi non ne vedo qua, insomma, poi non lo so. Sei fantastica, di ragazze brave, belle, carine, gentili, educate, così non ne vedevo da anni, perché adesso ci vuole per forza una compensazione di Hai complimenti. bisogno di una spalla? Io sono qua. Fantastico. Allora, con la promessa di rivederci al più presto e speriamo anche vis-à-vis, come dico spesso ultimamente in queste interviste, lo dico veramente con piacere perché. Complimenti ancora per questo antiamore e sono certo che anche per i prossimi saprai stupire. Grazie Francesca. Grazie a te, grazie mille. Un bacio.